Ciao a tutti, so che lo aspettavate, è arrivato, adesso facciamo un bel unboxing e domani un bel video comparazione con il vero Niv. Arrivato adesso, fresco fresco da Thomann, vediamo un po'. Devo dire che comunque non è leggero, quindi già partiamo da un prodotto con un certo peso. Eccolo qui. Voilà. Behringer 1273 KT. Andiamo a tirarlo fuori. Cosa c'è? Ah, dentro. Madonna. Pesa. Vediamo lo scatolone. Scusate i movimenti, ma sto con una mano. Allora. Eccolo qui, eccolo qua, 1273 KT, non vedo l'ora di provarlo e domani farò un video comparativo con il 1073, almeno la parte pre, quello vero, eccolo lì, del mio rack, giusto per capire se almeno i pre suonano simili, perché comunque è interessante quell'aspetto. Poi, per carità, vedremo in dettaglio se effettivamente vale i soldi che costa. Non costa tanto, chiaramente costa un quarto, se non di meno, rispetto a un Niv reale. Vediamo all'interno cosa c'è. Allora, il manuale, che ovviamente non ci serve, e l'unpackaging, eccolo qua. Questo credo che sia il primo o il secondo arrivato in Italia. Vediamo un po'. Qui c'è l'alimentatore, il cavo d'alimentazione. E qui c'è la macchina che pesa veramente tanto. A occhio siamo almeno sui 7 kg, 8 kg. È bello pesante. Quindi credo che non si siano risparmiati nella sezione di alimentazione. Poi lo apriremo, eh. Lo apro così vi faccio vedere poi dentro come è effettivamente fatto. Aspetta che lo scartiamo. Eccolo qua. Adesso lo tiriamo su, lo sbagliamo. Scoperchiato. Esteticamente è bellissimo. Vediamo un po' se riesco a posizionarlo. Eccolo qua. Allora, dual mic preamp EQ, abbiamo l'ingresso doppio, quindi un Canon, scusate, un XLR TRS combinato, il combo. Poi abbiamo la sezione di preamplificazione, la fase, la Phantom, il pre. Allora, a livello di feeling, chiaramente dei potenziometri, chiaro che siamo su in modalità economica, più o meno quella che troviamo anche in alcuni cloni classici. Quindi lo vedremo all'interno. Qui abbiamo il livello, il trim, veramente molto soft. Questo è un po' ballerino, quindi non è il massimo, diciamo, nella scelta, ma è chiaro che fosse così. Infatti io prevedo anche tantissimi upgrade per questo tipo di macchina. Dietro ai classici ingressi, line out, return, send and return, il line in e ovviamente il mic in posteriore, che è quello che poi utilizzerò perché lo infilo nella mia patch bay. Allora, spero che questa anteprima, super anteprima, vi sia piaciuta. E domani farò un video, quindi rimanete sintonizzati. Ci vediamo domani. Ciao a tutti!